Salve a tutti ragazzi, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Tazzuna. E io sono Biazzaco. Ti sostituisco ancora una volta alla conduzione, non vi preoccupate, sarà una cosa temporanea, però per adesso mi dovete subire, mi sono messo pure nell'angolino a sinistra, visto? Perché quando uno la presenza deve far sentire. Facciamo la prepartita come promesso nella conferenza stampa, nel video della conferenza stampa, il video della prepartita di Napoli Union Berlin, che è la quarta partita del girone di Champions League, quindi potete immaginare quanto siamo tesi, soprattutto quando giochiamo contro una squadra notoriamente contropedista. Però prima di iniziare dobbiamo fare una precisazione, cioè vi dovete iscrivere al canale se siete delle brave persone. Se siete ancora più bravi, vi dovete anche aggiungere i nostri follower su Instagram. Siccome mi avete ripreso perché una volta ho detto follower, però io volevo italianizzare, non lo posso fare. Vabbè, cioè, è giusto perché quando si deve essere. Io sono severo con i giocatori, voi siete severi con me, Ah, è giusto. buona, ma Ma mi ti sono sei giustificato. allargato. E quindi niente, vi iscrivetevi su Instagram e mi raccomando, perché se ci seguite su Instagram vi salutiamo ed è una promessa che facciamo col cuore, però. La cosa importante è la campanella, perché con la campanella potete rimanere aggiornati su tutti i video che pubblichiamo su questo canale. Detto questo, iniziamo con il video vero e proprio, perché la faccenda si fa interessante, perché il Napoli è vero, se vince questa partita matematicamente non è andato ancora da nessuna parte, però si può dire che la maggior parte della fetta della torta della qualificazione ce la saremmo mangiata. Quasi con una certa certezza. Meno che qualcuno dietro non fa miracoli, noi poi non facciamo stronzate. No, vabbè, qua mi sto trasformando in Ancelotti quando disse: se non ci qualifichiamo, siamo coglioni. Come Ah, la poi ci vedi? siamo qualificati, se non sbaglio, in No, non ci quella. qualifichiamo. Ah no? Sì, è la stagione in cui finimmo in Europa League e quell'idiota di Gattuso se la giocò col Barcellona. Se non vado errato. Ah, sì, se non sbaglio. Ma non era in Champions Era col in Champions il Barcellona. Barcellona, allora era il primo anno che. Eh sì, il primo anno che siamo usciti con l'Arsenal in Europa League, è vero, il primo anno di Ancelotti, invece il secondo era. L'unico che ha generato lui, noi avevamo superato appena il girone, È che vero, sarebbe hai la. ragione, è vero, è vero. Ma infatti noi ci lamentammo all'epoca, off topic, ragazzi, ci lamentammo perché avevamo detto, cioè, guarda un po' se Gattuso si deve giocare un ottavo di Champions che non si è guadagnato. E poi vabbè, lascia buona, parliamo dell'Union Parliamo di Union Berlin. Berlin, è meglio. Come la vedi? Viaggia a parte in televisione. Allora, io, cioè, facciamo un po' di dubbi su questa partita, anche perché si sta dando, dal mio punto di vista, troppo per scontato l'atteggiamento tattico dell'Union Berlin, che anche secondo me alla fin fine non farà una partita così tanto diversa da quella che abbiamo visto lì, però, cioè, dobbiamo anche considerare il fatto che loro versano in una situazione tragica, in una situazione dove cambiare qualcosina per cercare almeno di strappare qualche punto di qua e di là, cioè sì, potrebbe essere la scelta più logica da fare, anche perché pure in campionato qualcosina stanno cercando di modificare. Quindi mi devi chiedere, non lo so se effettivamente cosa potrebbe aver preparato l'allenatore dell'Union Berlin, perché se giocano nello stesso identico modo che hanno fatto nelle ultime partite di Champions e di campionato, di sicuro il risultato sarà molto simile a quello che abbiamo visto l'ultima volta. Sì, anche perché l'Union Berlin non è che si stia proprio rialzando. Poi è anche vero che l'allenatore è Fischer, quindi potrebbe tentare di prenderci nella sua tila da pesca, nella sua rete di pesca. Però non lo so Ma no. sinceramente quanto fidarmi. Maragos. Ma lo fermino, no. No, perché io sono legittimamente preoccupato, però devo dire, non credo che fra tutte le partite il Napoli steccherà questa semplicemente perché non c'è da parte della squadra avversaria l'atteggiamento che ti potrebbe spaventare più di tanto. L'unica cosa che ti può spaventare per l'appunto è che magari questa volta Bonucci veramente se la fa la partita. E se Bonucci si fa la partita, un autogol se lo potrebbe fare. E quindi magari vinciamo 1-0 con gol di Leonardo Bonucci. Questa volta me lo gioco di nuovo e già ve lo dico, ve lo spoilero.
Però la cosa che ti volevo chiedere, perché me la sono dimenticata di andarmela a controllare, quindi la faccio in diretta con te. Ma Rachmani ci sta per questa e non per domenica. E Sì, ci sta. quindi Rachmani, io che non l'avrei messo in formazione titolare, mi sa che questa volta che lo dobbiamo mettere quasi per forza, perché sennò che fa il mister? Lo spreca. Prima, secondo me il mister si augura che si faccia male, di affaticamento, No, così non lo non va a so. giocare col coso. Non lo so. Ma poi perché dici che era diffidato? Non lo so se è diffidato. Il ragionamento l'ho fatto No, semplicemente. dovrebbe essere, non ho capito. Va col Kosovo domenica, se non vado Ah, per errato. questo motivo qua. Però non ho capito Non se lo si salta pure l'Union Berlin. Si salta pure l'Union so. Non lo Berlin, so. no? Vabbè, una cosa secondo me sicura, certa. Vabbè, parliamo delle probabili formazioni, no? Secondo me il Fiend era in campo. Vabbè, Meret con Nathan. E io ti dico Østergaard. Secondo me Østergaard se l'è Tu dici guadagnato questo a finalmente. priori dalla presenza o meno di Sì. Rachmani? Secondo me Østergaard e Nathan giocheranno, perché Nathan comunque non ha giocato l'ultima per via dell'espulsione, quindi giocheranno loro con Di Lorenzo e Mario Rui probabilmente. E a centrocampo io ti dico Aiuste e non Anguissa, perché comunque Eh sì. Anguissa viene da un infortunio, non lo so se, non credo che lo farà giocare due partite di fila 90 minuti. Lobotka, Zielinski, Kvara, Politano e Raspadori. Sì, mi trovo abbastanza. Anche perché io avrei messo allo stesso modo Østergaard e Nathan, come hai detto tu. Solo che se ho capito bene che Rachmani ci sarà per questa, ma non per la successiva, secondo me mette Rachmani. Proprio perché nella prossima è costretto a mettere Østergaard e Nathan, probabilmente per 90 minuti. Perché qua si mette una davota. Là ci appiccichiamo Garcia, eh? Ve lo dico, andiamo verso Mendy, Ebi, Sì. Azagu. Vado incappucciato e a Castelvolturno faccio arrestare, non hanno capito. Poi per il resto sì, la formazione probabilmente sarà quella. Anguissa, è vero che noi siamo stati un E po'. fu così Juan Jesus titolare con l'Union Ma Berlin. è titolare pure con chi giochiamo la prossima? Con Con l'Empoli? l'Empoli, sì, con l'Empoli, sì, perché poi c'è la sosta. Giocherà due partite titolare a causa nostra. Su Anguissa pure sono d'accordo, quindi pure io dico a Kayuste, perché è vero che a Anguissa siamo stati un po' clementi e un po' lui comunque ha fatto la partita che doveva fare, e quindi è difficile immaginarsi che gli farà fare pure questa, soprattutto con la buona prova di Kajusti a Verona, che comunque il mister avrà tenuto in considerazione sicuramente. L'attacco è quello, ragazzi. L'attacco è quello. Lo so che uno mi dirà: no, vabbè, ma Lindstrom. Sì, ma Lindstrom mo non può mettersi in paragone con Politano dal primo minuto. Cioè, ci sta, perché non sai neanche se ti ricapita. Tu devi battere il ferro finché è caldo. Quindi secondo me è anche giustificata la mossa del mister. Non so se farei uguale, però è giustificata. Poi per il resto, questa può essere tanto una partita dove tu fai 6 gol perché riesci effettivamente a portarti in vantaggio all'inizio e quindi poi l'amministri e trovi gli spazi, così come può essere una partita dove non riesci a sbloccarla come ha fatto il Real Madrid. Più che altro io inviterei a riflettere del perché del Napolitano ha questa considerazione attualmente. Cioè, per le prestazioni sta facendo meglio di Quara. Eh Quindi sì. la domanda è: per quale motivo si deve togliere Politano e non Quara a questo punto pur di far giocare Lindstrom? Cioè, visto che Lindstrom può giocare pure a sinistra, perché non chiedete di mettere Lindstrom al posto di Quara? Cioè, lo stesso discorso si deve fare con Politano ormai. Se Politano ti dà le stesse garanzie che ti dà Kvara, se a Kvara non lo togli dai titolari, vale anche per Politano. Cioè, il ragionamento è questo, Ma quello che fa il mister. non sono pronti per questa cosa. Non sono pronti. Cioè, magari no, mo non lo dico per fare, ragazzi, non vi sto comprando, giuro. Però magari sì, i nostri iscritti sono un po' più preparati, anche perché questa cosa l'abbiamo sondata dicendo più volte che razza di campionato, di inizio di campionato stia facendo Politano. Anche se ormai d'inizio non si può neanche più chiamare, a novembre stiamo nel vivo e quindi cioè, Politano oggettivamente sta facendo una stagione veramente incredibile. E quindi non è strano sentirci dire che Politano stia facendo anche meglio di Quara. E quindi se c'è qualcuno che deve essere messo in panchina per una partita, fa giocare Lindstrom, ci sta che magari rinuncia al Quara in questo momento. Però io non credo proprio che le persone siano pronte per questa cosa.
Non credo. Considera che stavano facendo casino perché era entrato Elmas. Cioè, quella è la cosa più clamorosa. Quella è veramente la cosa più assurda. Nonostante il mister avesse avuto ragione, sono stati capaci comunque di fare polemica al riguardo. Sono curioso di vedere, a proposito del girone, cosa farà il Real Madrid con il Braga, perché ne abbiamo parlato anche nel video pre-partita col Real Madrid, che io dicevo, ragazzi, purtroppo l'abbiamo incontrato in un momento sbagliato, perché il Real Madrid solitamente nell'ultima partita del girone di andata o magari nelle partite finali, quando ormai ha già messo in cassaforte la qualificazione, comincia a giocare male o comunque comincia a regalare risultati. Quindi sono curioso di capire cosa farà col Braga, perché è vero che il Real Madrid non si deve già sentire qualificato, soprattutto perché basta una vittoria e torniamo agli stessi punti, allora basta perdere. Però sono curioso perché il Braga ha sempre giocato bene, veramente ha sempre giocato bene con tutte, a differenza dell'Union Berlin che le ha buscate sempre, ma meritatamente. Il Braga se l'è giocata sempre bene, incluso con Real Madrid all'andata. Quindi sono curioso di capire cosa succederà, perché se dimmi. Pensa che era stato identificato come il più scarso del girone. Certo, vabbè, quello è poi sempre la competenza delle, come si chiama, delle griglie di partenza. Vabbè, che è sempre una cosa fantastica. Io però sono curioso di vedere come si svilupperà il girone, perché effettivamente se il Real Madrid non dovesse fare il risultato, noi poi siamo costretti a farlo, perché sennò sarebbe molto pericoloso, comincerebbe a diventare un girone da cui guardarsi. Che poi questo è il lato negativo, tra virgolette, di quando il girone è ipercompetitivo, perché è ovvio, a questo punto, se noi vogliamo accettare la nostra morte, tra virgolette, di squadra che finirà al secondo posto del girone, che non è una bella cosa, considerando le squadre che arrivano prime nei gironi di quest'anno, perché se sono quelle che sono adesso, sono le più forti, quindi quelle che incontreremo agli ottavi. Però dicevo, se abbiamo deciso che questa è una volta che dobbiamo morire, allora ci può fare pure contenti che Real Madrid continui a vincere, perché almeno siamo sicuri di ipotecare la qualificazione agli ottavi. Però sotto sotto io un pochino al primo posto ci vorrei puntare ancora, più che altro perché, cioè, capito chi cazzo becchi se continui, se ti qualifichi secondo nel girone. È tosta tosta poi. Sì, vabbè, diciamo che ti fa forza l'impresa al Bernabeu per sperare. È vero. Quindi vedremo cosa faremo al Bernabeu e poi se ne parla. Per il momento tu devi vincere con l'Union Berlin, così sei qualificato al 100%. Giusto per farvi cagare un po' sotto, nell'eventualità che dovessimo arrivare primi, scusate, secondi, i primi attualmente degli altri gironi sono Barcellona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, Feyenoord, Arsenal e Bayern Monaco. Quindi, ma non, tanto non ci esce il Real Sociedad. Prendiamo il Real Sociedad. lo sapevo, tanto non ci esce. Che poi pure se ci uscisse sarebbe una squadra da prendere seriamente in considerazione. Vabbè, comunque, ragazzi, diteci cosa ne pensate, diteci la vostra formazione. Il risultato esatto. Ah, è vero, è vero. Bonucci segna l'autogol, vinciamo 1-0. Io invece ti dico, stavolta vinciamo 3-0, doppietta di Raspa e gol di Lindstrom dalla panchina. Togliendo Quara. Quasi questa. Se, togliendo Quasi. Quara e magari dicono al mio, ma come lo da Quara? No, no, togliamo Politano. Okay. niente più, possiamo chiudere, possiamo dare la parola ai nostri amici. Ragazzi, diteci cosa ne pensate, diteci il vostro pronostico, perché voi vi buttate troppo poco nei pronostici, cioè voi fate, capite, i furbetti, prendete i nostri pronostici e poi ce li rinfacciate, ma abbiate il coraggio di dire anche la vostra. Cioè, per esempio, quanti gol ci fa Bonucci? È vero, hai capito, Floyd, hai capito? Bravo, diglielo. E poi ovviamente, come vi diciamo sempre, se avete degli amici, se avete l'opportunità di condividere i nostri video, fatelo, perché così possiamo ingrandirci, possiamo avere una community più folta, possiamo stare più in compagnia vostra e possiamo scambiarci più idee. Detto questo, forza Napoli, dobbiamo vincere questa partita, non si scherza. Ciao ragazzi. Aspetta, dimmi. Andate a vedere gli episodi su TikTok, dove faccio vedere TikTok a Tatsuna, è troppo bello. Quella uscirà proprio la sera, bella che cazzo.
Mamma mia. Ma pure sono già usciti altri episodi, recuperateli perché sono stati arte. E se siete arrivati fin qui, l'hashtag è sciacquatevi la bocca.